E siamo con Nadia Carnelli, che è un'artista molto particolare, l'andremo a scoprire insieme proprio tra pochissimo. Intanto le voglio dare il buongiorno e il benvenuto. Buongiorno a lei. È alla vigilia di una esposizione a Padova che si chiama Per Volare e che verrà ospitata all'Amsterdam Café e che aprirà dal 4 al 30 giugno. Un'esposizione particolare perché è un'installazione che racconta un po' la storia artistica di Nadia Carnelli, che è un'artista che lavora con la tela, vera tela dei quadri, che però prende delle forme molto originali. È così. Sì, io ho fatto una ricerca, un percorso artistico di ricerca personale, quindi sono partita dal figurativo utilizzando colori ad olio, acquarelli, matite con soggetti altrettanto tradizionali, quindi ritratti, paesaggi, fiori, vasi con fiori. Questo mio percorso di ricerca sono arrivata pian pianino alla modellazione della tela. Ho dato volume ai soggetti, piegando la tela dove volevo ottenere proprio la terza dimensione. Allora, abbiamo anche delle foto che spiegano meglio di qualsiasi altra parola quello che è l'effetto finale di questo lavoro, che è un lavoro molto manuale in realtà, perché tutto questo materiale viene praticamente modellato manualmente. Sì, praticamente io realizzo il telaio tradizionale, quello che è il supporto dei quadri. Sul telaio io monto la tela che anni fa era prevalentemente tela di juta, che io modellavo utilizzando ago e filo, ma al bisogno anche per certe pieghe ho utilizzato ferro da stiro. Quindi proprio modellavo la tela, modello la tela per ottenere il risultato prefissato. Ecco, l'immagine che ne deriva è ispirata alla natura, cioè c'è qualcosa che ci ricorda l'informale, perché ovviamente ho le estroflessioni di Buonalumi, ma lei ha detto che questo non c'entra niente con quei concetti. No, perché non sono delle estroflessioni, è proprio una modellazione. Così come si può immaginare di modellare la creta, io modello la stoffa, utilizzando strumenti vari, per il risultato finale. E c'è anche la Sì. femminilità, diciamo, è anche nei soggetti che lei alla fine sceglie. Qui vediamo un iris bellissimo, o altri fiori che vengono utilizzati, oppure l'ispirazione, proprio come abbiamo visto, agli elementi della natura. Allora, io sono un ex insegnante di educazione artistica in pensione da pochi anni, quindi ogni soggetto per me è stimolo per realizzare un'opera. E le mie opere possono rappresentare sia soggetti figurativi come appunto i fiori, dei boschetti, dei campi di grano, sia delle emozioni. Allora, le emozioni si possono rappresentare sia con soggetti figurativi, ma per me, per come io sento la comunicazione, li rappresento più volentieri con soggetti astratti. Quindi possono essere i colori o comunque delle forme che non sono riconducibili al figurativo, ma a immagini personali, a fantasie. Ecco, stiamo vedendo qualche esempio, o di boschi o comunque di questo suo modo di esprimere la sua emozionalità. E arriva a questa fotografia che mostra, diciamo, un altro cambiamento, che sono queste vele, che sono anche le protagoniste di questa installazione che viene fatta all'Amsterdam Café, si chiama Per Volare. Che
Che cosa rappresenta per lei? Allora, quella che abbiamo appena visto non è proprio una vela, uno straccio giallo su una tavola di legno. Recentemente io ho sentito un mio bisogno personale di recuperare il mio passato personale e ovviamente nello stesso momento ho imparato a guardare le cose vecchie, gli oggetti vecchi, il vissuto con degli occhi diversi. Diciamo che lo straccio è la casa, la donna, la figura della... si dice trattato come uno straccio, no? Sì. Questo è un bel modo di trattare uno straccio, però evidentemente rievoca qualcosa che non era così bello. È comunque qualche cosa che affonda le radici nel passato, che ho imparato a rispettare e a guardare in modo diverso, sempre proiettato verso il futuro. La mostra di cui lei mi chiedeva, Per volare, è intesa proprio in questo senso. Per volare dal passato verso il futuro. È un'installazione composta da 10 pezzi, 10 opere. E questa che vediamo adesso? Sì, esatto. Che possono essere viste sia in posizione orizzontale che verticale. Sono state studiate appositamente per una collocazione in entrambi gli orientamenti e rappresentano questa sorta di vela appoggiata, legata, non appoggiata, ad una tavola vecchia, una tavola da cantiere, vecchie tavole di cantiere buttate nella discarica, recuperate da discariche. Anche le tele che voi vedete nell'immagine colorate sono vecchie lenzuola recuperate. Quindi molto grandi in realtà. Sono opere che vanno dalla dimensione di 80 centimetri fino a 1,70 m di lunghezza. La larghezza varia a seconda dell'opera e allo stesso modo varia lo spessore. E sono sicuramente simboliche di un viaggio verso il futuro, verso la speranza. Ma non c'è futuro se non si riconosce il proprio passato. Questo è quello che io intendo comunicare. E quindi è un percorso proprio interiore. Poi io so che sì. È un percorso che lei, di cui lei prima parlava anche di riutilizzo delle cose, che non riguarda soltanto queste tele, questi materiali, ma anche altre cose, per esempio vediamo i bei gioielli che ha addosso, che lei stessa ha creato utilizzando cose recuperate anche in casa. Allora, qualche anno fa volevo mettere un po' di ordine nel garage, dove avevo accatastato un po' di elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, non funziona, il frullatore, certo. Ma anche il cellulare che non funziona più, che non è un elettrodomestico, ma insomma tutte cose che si buttano lì. E volevo far pulizia, però mi sono bloccata. Ho detto, prima di buttare voglio vedere cosa c'è dentro. E ho aperto. Ho scoperto che esiste un mondo di fili di rame, di schede elettroniche, è un mondo che io ho visto come bellissimo. Magari un ingegnere lo trova assolutamente banale, ma per me è stato bellissimo. E ha voluto quindi sperimentarsi con questi tipi di materiali. Esatto. Quindi... Lei ha detto l'ingegnere, ma in realtà... Svegliamo che lei voleva fare l'architetto in realtà. Sì. E questo si trasferisce un po' nel suo lavoro, perché Giorgio Segato, critico d'arte, ha definito la sua una pittoscultura. Giorgio Segato è stato proprio lui a dare il nome alle opere che faccio io. Questa definizione l'ha data vedendo la mia prima pittoscultura. E così è rimasto, e lui stesso mi ha incentivato, mi ha spinto a continuare in questa ricerca, che è una ricerca, mi risulta, molto personale, ma è un mio modo di comunicare, e naturalmente io mi auguro che questa mia comunicazione arrivi
sono opere che io creo piuttosto complesse nella fase realizzativa, sembrano facili e veloci, non sono proprio gli stracci messi là. Sono delle opere costruite facendo molta attenzione al colore, alla composizione, alla forma. E nel volume c'è la mia ricerca personale, ma ognuno si può ritrovare in questa ricerca, di dare forma a se stessi, perché è proprio una bidimensionalità che si trasforma in tridimensionalità, la ricerca di dare volume, di dare corpo, e anche una ricerca di riempire lo spazio, uno spazio che io spero di riempire con le mie opere. Certo, con le sue belle opere direi, perché a parte il colore che crea subito una grande emozione, soprattutto nelle ultime installazioni, appunto uno si può perdere e può immaginare una vita modellata o ricordata attraverso queste forme. Purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però per chi è rimasto incuriosito da questa breve presentazione c'è sempre la possibilità di andare a scoprire qualcosa di più nello studio di Nadia Carnielli, oppure alla prossima occasione, che è proprio la mostra che si tiene all'Amsterdam Café di Padova dal 4 al 30 giugno. Grazie infinite. Grazie a lei di essere stata con noi e in bocca al lupo. Crepi. Noi ci vediamo tra pochissimo in realtà per parlare dell'Expo che c'è stato all'interno del carcere Due Palazzi di Padova. Vedrete delle cose divertenti realizzate all'interno di un penitenziario in maniera molto unica nel mondo. Tra pochissimo.